Bentornati amici miei. Oggi parleremo di un'applicazione che secondo molti avrebbe la capacità di vedere i fantasmi. Se devo dirvi la verità, questa applicazione non mi dice nulla di nuovo. Posso confermarvi che questo gioco riesce tranquillamente, tramite la telecamera del telefonino e i suoi sensori, riconosce perfettamente un viso umano. Se c'è qualcosa, lui la vede. A conferma di questo, ci sono alcuni filmati che adesso ti mostrerò, ma prima voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche, questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Una donna sta giocando con l'applicazione nella sua stanza. Ad un certo punto inquadra il soffitto. E lì l'app cattura qualcosa che non si vede ad occhio nudo. La donna sul momento pensa che sia un difetto dell'applicazione. Si accorge poi che non lo è, quando a una sua domanda riceve una risposta da quello che sembra essere un viso. Questa ragazza sta giocando con l'applicazione e ad un certo punto, proprio a fianco a lei, si materializza un effetto. All'inizio, anche questa ragazza pensa che sia un difetto dell'applicazione, ma poi capisce che non lo è quando a una sua domanda riceve una risposta. E qui potete vedere la reazione della ragazza. Un ragazzo incuriosito dall'applicazione decide di scaricarla e di usarla nella sua stanza. Dopo qualche minuto incominciano a apparire dei teschi. Questi teschi scompaiono e appaiono dall'altro lato della stanza. E in certi momenti sembra che ridino e si prendino gioco del ragazzo. Il prossimo video ha qualcosa di veramente inquietante. Dei ragazzi decidono di cercare degli spiriti in casa loro e incominciano ad usare l'applicazione. Ad un certo punto viene ripreso un volto. L'app mostra il volto con una corona di fiori in testa. Uno dei ragazzi decide anche di toccare lo spirito, che sembra contento di questa cosa e sembra sorridere ai ragazzi. Dopo un po' lo spirito sembra stancarsi e svanisce nel nulla. In quest'ultimo filmato, un ragazzo decide di dare la caccia ai fantasmi usando proprio Snapchat e della figura che appare davanti a lui. Sembra che abbia catturato realmente qualcosa. Il ragazzo però incomincia a spaventarsi perché la figura piano piano gli va sempre più vicino. A quel punto decide di spegnere tutto. Sono tante le applicazioni che si possono adoperare per la caccia ai fantasmi. Diciamo che questa è una delle migliori dal mio punto di vista. Finora l'ho usata ma non ho catturato nessun fantasma. Se ci sarà qualche novità vi terrò al corrente. Nel frattempo io vi saluto. E come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!